tappa zero del Cammino di Santiago. Siamo appena arrivati a Bordeaux, in stazione, e piove tanto. Prima di andare in stazione a prendere il nostro treno, un bel bicchiere di Bordeaux a Bordeaux. Stazione di Bordeaux. La mappa. Noi adesso siamo qua a Bordeaux. Dobbiamo andare di qua a Bayonne, cambiare e siamo a Saint-Jean. Qui. Veloce cambio treno. Abbiamo circa un'ora di tempo per visitare Bayonne. Nei Paesi Baschi francesi. E dopo un viaggio quasi interminabile siamo finalmente arrivati a Saint-Jean. Questa via è veramente storica, con molte case che risalgono addirittura al 1700. Ora dobbiamo aspettare ancora una mezz'oretta perché riapre l'ufficio del pellegrino e controlliamo che la credenziale sia in ordine, mettiamo il primo timbro e poi ci spostiamo all'albergo per dormire. Però wow, è veramente bello. Il cammino di ronda delle mura della cittadella. Qui dove hanno toccato tutti è ovviamente la nostra meta di domani, Roncisvalle, che è di là. Allora vediamo se riusciamo a dormire nel castello. Non c'è nessuno. È l'alba. Primo giorno. Ci saranno 13 gradi. Chiamano pioggia. No, ho perso il cappello. Come hai perso il cappello? Ho perso il cappello. Ha perso il cappello. Ok, Chiara ha ritrovato il cappello e siamo pronti per il nostro primo passo. Pronti? Via. È lunga. Cominciamo a salire e il panorama si allarga. Meraviglioso panorama dei Pirenei. È stata una bella salita fino a qua e in questo bellissimo campo con cavalli ci avviciniamo a un food truck dove ci si può fermare per il pranzo, comprare qualcosa, anche se noi abbiamo i nostri panini. Vediamo se Chiara tenta l'approccio con il cavallo. Ciao cavallo, sei simpatico. Andiamo a mangiare. Ciao. Ciao. E finalmente siamo arrivati al confine con la Spagna per l'ingresso nella regione di Navarra. Ora sono in Francia e ora siamo in Spagna. Adesso
abbiamo finalmente iniziato la discesa, ma piove un sacco e del bellissimo panorama non rimane praticamente niente. E invece il clima è migliorato appena in tempo per farci scorgere la nostra destinazione. Quello là è il monastero di Roncisvalle, dove dovremmo dormire stasera. Prima tappa completata. La nostra sistemazione stasera è dentro il bellissimo convento di Roncisvalle, tutto ristrutturato con queste mini cabine. Secondo giorno di cammino, sono 6:30, c'è ancora la luna, abbiamo dormito una notte gelida perché faceva veramente freddo. Adesso proviamo ad andare a fare colazione, poi ci aspettano 22 km verso Zubiri. Ciao Luca, dove siamo? Allora, siamo quasi a 4 km da Zubiri, il nostro arrivo di oggi. Mi serviva un luogo per riposare e abbiamo trovato questo bellissimo. Siamo arrivati a Zubiri, alla tappa di questo giorno. Finalmente, che ore sono? Saranno 2:00. Molta fame. Ultima discesa qua, abbastanza bruttina. Tenuto molto bene, ma mi è piaciuta molto la parte nei boschi, tutta all'ombra, si stava bene, si camminava bene. Freschissima. Sta dentro un minuto, vai. Partiamo da Zubiri, come vedete qua c'è Zubiri. Zubiri. Poi ci fermeremo o qui per fare la seconda colazione. Sì. Poi andremo avanti, ci fermeremo o qui in base alla stanchezza per fare la polsadina di Luca tipica della mattinata. E poi arriveremo a Pamplona e visiteremo a Pamplona. Yeah. Ciao! Ciao! Da adesso fino a Pamplona mi sa che dobbiamo solo seguire il fiume. Ciao Katy. La tappa di oggi è segnata da ponti che continuamente attraversano questo fiume. Ora è mezzogiorno, siamo... Puente de Arre, perché siamo a Arre, periferia di Pamplona, un posto dove mangiare qualcosa perché sto morendo di fame, e poi nel primo pomeriggio siamo in città. Sì. Il ponte d'ingresso a Pamplona. Andiamo! Lo zaino inizia a essere pesante. Sì. Al terzo giorno, non male. Adesso visitiamo Pamplona, siamo alla cattedrale, prendiamo anche il timbro.
E queste sono le mura a forma di stella pentagonale della cittadella, convertita in un parco cittadino molto frequentato. Ci riposiamo qua un po'. Il quarto giorno di cammino si apre alla grande. Pioggia ma poca. Sta venendo su due gocce per ora, dovrebbe poi ricominciare forte alle 11. Speriamo non ci rovini l'Alto del Perdon, che è un altopiano con un bellissimo panorama e il monumento del pellegrino. È stata una lunghissima salita, ma finalmente siamo arrivati all'Alto del Perdon, da cui si gode di un ottimo panorama sia verso nord, da dove arriviamo, che verso sud, dove siamo diretti. Eccoci arrivati a Puente la Reina. Io ho letto che il puente la Reina va attraversato a piedi nudi, quindi lo faccio. Chiara non si fida tanto e non lo farà. Allora, a noi hanno detto che non è vero che bisogna farlo scalzi. La guida di Luca dice di farlo scalzi. Il tizio che abbiamo appena incontrato ci ha detto che non è vero. Secondo me non c'è nulla di male a farlo scalzi. Anzi, dopo tutti questi chilometri le scarpe le sto togliendo volentieri. Se mi prenderò la scabbia, boh, sarà falsa la pena. Comunque il ponte è veramente bello ed è molto alto. Buongiorno dalle campagne. Tappa numero 5, oggi da Puente della Reina a Esteia. Esteia. Sono le 8. Abbiamo già fatto 5 km. C'è già il sole, oggi mi sa che di nuvole ne vedremo ben poche. Fa già caldo. Fa già caldo, però siamo immersi in dei campi spettacolari. Allora, abbiamo tirato dritto come dei treni per arrivare a mezzogiorno e mezzo a Esteia e ci stiamo già godendo un pranzetto con un mega boccadillo con gamberi e altre cose. E una mega insalatona con queste specie di anguilline. Com'è? Ti piacciono? Buonissime. Esteia è molto carina, ci sono molte cose a vedere. Io però ho doppiato i kayak. Vediamo. Vediamo se riusciamo a fare kayak. Perché 22 km sotto il sole non ci bastano, dobbiamo stancarci un po' di più. Alla fine abbiamo rinunciato a kayak perché ho fatto un breve riposino di un paio d'ore, però ci godiamo quello che Esteia ha ad offrire: molte chiese, ponti, il fiume. Facciamo un po' di spesa per domani. La tappa numero 6 inizia alla grande, grazie alla presenza, subito dopo il primo paesino, della fonte del vino, una fontana da cui tutti i pellegrini possono bere vino
gratuitamente. Non è ancora l'alba, il sole non è ancora sorto, ma mi sembra un'ottima idea. Peregrino, si quiere llegar a Santiago con forza e vitalidad, de este gran vino echa un trago y brinda por la felicidad. Fuente de Irache, fuente del vino. Andiamo. Luca, cosa stai facendo? Il vino! A che ora ti sei svegliato stamattina per avere il vino a colazione? Alle 5.45. Salute! Ed ecco la nostra bellissima alba di oggi. Mica male, eh? Oggi siamo arrivati a Torres del Rio, è stata una bella tirata sotto il sole, 30 km in tutto per accorciare e domani avere più tempo a Logroño. In ostello abbiamo trovato una freschissima piscina che è stata veramente il top per le gambe e anche stanotte si dorme con una vista niente male. Tappa 7. E ci si avvicina a Logroño sulle note della Macarena. Metà della tappa siamo a Viana. Viana. Meritatissima tortiglia, panino, chiesa, piazza, comune. Carino. Cambio di regione. Cambio di regione, lì è Navarra. Lasciamo la Navarra, entriamo a La Rioja. Rioja. La Rioja. La Rioja. Per cui appena arrivati a Logroño abbiamo visto questa fontana con il simbolo del cammino, quindi perché non approfittarne per riposare i piedi? Il centro di Logroño. Allora, siamo andati al Carrefour, mega spesona per la colazione di domani, le pranze di domani, ma soprattutto abbiamo comprato... Chi è Filippo? E Chiara sta facendo... È un reperto storico. Ci farà la recensione di questo... Io non me lo ricordo sempre delle Pippo, quindi potrebbe essere anche cambiato, che io non lo so. Scusate, guardate la bellezza delle Pippo. Fai vedere gli occhioni. Oh, stupendo. Bellissimo. Tu parti a mangiarlo dal culo? Dal culo. Dal culo, ok. Sembra più giusto, no? Sembra, ok. Come la nocciola. Ma senti, E il bello? Spaziale. È che ne abbiamo ancora 4. Spaziale. Vabbè, buenos días, sono le 5 e... 5.36. Sono le 5.36, siamo partiti da poco. Io sono sveglio almeno da un'ora. Io sono sveglia dalle 4.30. Sì. Ho fatto un po' di stretching nel letto. E praticamente qua a Logroño ci siamo noi che camminiamo come dei cretini. E poi la gente che fa. Tutti i giovani invece a fare assembramento nel parco, rave party. Torna a casa adesso. Che invidia. Scappa. Ciao piccola libre.
carina. Siamo immersi nei vigneti. Sì, siamo arrivati a Nakera, non un gran bel posto, però niente, qua c'è un bel posto di sedersi e fare l'idromassaggio alle gambe. Sì, nell'arrivare a Nakera sembrava proprio una periferia di una brutta città, eravamo stanchi morti, ovviamente il nostro ostello era dall'altra parte opposta. Per cui un altro chilometro mi sembrava infernale, però ostello alberghe, cioè molto bello. Molto bello. Siamo in camera con Alex e Benny. Ti conosciamo, quindi Alex che si chiama Alex, non Alessandro, e Benny che si chiama Benedetta. Quindi serata tranquilla e il centro di qua sembra più carino. Adesso siamo sotto il ponte. Usciamo da Nakera attraversando il Grand Canyon. Oggi la destinazione è di Santo Domingo della Calzada, circa 21 km, quasi sempre in salita. Vai! Ed eccoci arrivati a Santo Domingo della Calzada. Chiara oggi non c'aveva proprio voglia di far pausa, è partita dritta, cioè, mi sono fermato 5 minuti a bere l'acqua. No, pam, alle 11 da qua siamo arrivati prima che aprisse l'albergo. Il paesino sembra carino. Il paesino sembra carino e l'albergo c'è scritto che è aperto nel 1019. Quindi da più di 1000 anni accoglie i pellegrini. Questo è il gallo del nostro ostello, che fino adesso non mi ha fatto dormire. Ed ecco che siamo all'interno della cattedrale di Santo Domingo della Calzada, dove sono tenuti sempre anche una gallina e un gallo di Naldo. Questo perché nella storia di Santo Domingo ci furono una famiglia di tedeschi pellegrini che vengono ingannati in qualche modo da una locandiera, il figlio viene ingiustamente condannato a morte, però Santo Domingo lo resuscita. Quando la famiglia va a raccontare la vicenda al re locale, questi non gli crede e allora Santo Domingo resuscita dal loro piatto anche la gallina e il gallo, che da allora diventano simbolo del santo e della città. Aperitivo compartito con vista sulla cattedrale. Cosa abbiamo da mangiare, Chiara? Cosa abbiamo? Allora, aceitunas, olive, pane, pane, chorizo, perché se la puttana patatine, salatini vari, crostini che non vanno, chorizo, formaggio, le birrette fresche. Direi che stiamo da Dio. Questo è lo bonito. Per me, che luego paso la guapa. Allora, buongiorno, dopo la nostra sveglia del gallo maledetto di ieri che ha cominciato a cantare tra le 3:30 e le 4 e non ha più smesso, siamo partiti, abbiamo già attraversato Gragnon, c'è un cielo coperto che ci permette di andare molto più spediti, ci sono i primi campi di girasoli, un po' tristi senza il sole, e finalmente siamo in Castiglia e León, la terza regione spagnola del nostro viaggio. Cioè, a Chiara non basta fare dai 20 ai 30 km al giorno, vede anche una palestrina all'aperto e si mette a fare le braccia e l'ellittica. Per fortuna siamo già al cimitero, per cui se mi casca a terra la lascio qua. Telorado, città molto artistica.
Sono lì 5 e 50. 50. Stiamo partendo per San Juan de Ortega. Sinistra, sinistra. Quando partiamo così presto la mattina, il rischio di sbagliare strada è subito dietro l'angolo, perché l'autopilota ci fa camminare, ma non ci fa svoltare. Vediamo la strada sterrata come ieri e noi andiamo avanti. Se è sterrata deve essere il cammino, ma non sempre così. Allora adesso dobbiamo concentrarci. Un esemplare di Luca, o un frontalino che dovrebbe essere rappresentativo di Luca, che stamattina cammina anche più veloce rispetto alle altre mattine, forse perché sa che deve fare colazione nel primo pueblo e questo lo motiva a andare sempre più veloce. E oggi possiamo apprezzare anche l'ombra di alcuni boschetti e diversi cespugli di lavanda. Non so se si dice cespugli, però va bene. Ombra! Mentre qui la strada nel bosco si allarga, per cui gli alberi non sono più molto d'aiuto con la loro ombra. E questo è uno dei pezzi che mi ricordo avevamo fatto con l'oratorio nel 2014. Bello, ma tosto con il sole. La piazza principale di San Juan de Ortega, sono le 5 e si crepa veramente di caldo, però me la ricordo, anche da qua eravamo passati nel 2014, anche allora si crepava di caldo, tutto bianco e quasi non riesco a tenere gli occhi aperti, però ci sono un sacco di rondini che volano e fanno i nidi sulle pareti e sotto i tetti. Ultima tappa di Chiara. Chiara, guardami. Quella roba lì è Chiara. Siamo nella nebbia e nel buio. Si deve andare a Burgos. E siamo partiti alla bellezza delle 5. Mentre ora, scendendo la collina dopo Tapuerca, stiamo ufficialmente facendo il nostro ingresso nelle tanto temute Mesetas, un altopiano che ci accompagnerà per 200 km, credo. Ok, ora stiamo attraversando uno dei paesaggi più belli di tutto il cammino, ovvero stiamo affiancando l'aeroporto di Burgos. Ora probabilmente dal video non si vede, ma sta piovendo, c'è il sole. Cioè c'è una nuvoletta del cavolo che ci sta seguendo e ci sta sgocciolando in testa. Almeno speriamo che sia così. Che non sia pipì scaricata dagli aerei. Esatto, l'alternativa è che qualcuno sta tirando sul sciacquone su qualche aereo. E arrivati al parco sul fiume di Burgos, uno pensa che la zona impervia sia terminata. Invece no. C'è ancora da fare attraversamenti improbabili. Comunque la variante di Burgos lungo il fiume l'ho trovata molto carina e quasi tutta all'ombra. Non capisco perché il percorso principale del Cammino di Santiago ti faccia invece passare per la zona industriale, dove sei sostanzialmente solo sul cemento e picchiato al sole. Però fanno tutti quella. Su questa variante non abbiamo trovato praticamente nessuno. Peggio per loro. Quindi è arrivato per Chiara l'ultimo giorno di cammino. Sì, sono arrivata alla mia meta, perché la mia meta quest'anno non era Santiago, ma era Burgos. Discorso. Sono arrivata e devo dire che non mi sento stanca, andrei avanti. Fortunatamente, sono stata fortunata, non ho vesciche, piedi discati, gambe doloranti, niente. Vestitino nuovo. Un giorno un problema a un ginocchio,
più nient'altro. Vestitino nuovo? Ho un vestitino nuovo per le foto di oggi, perché sennò sempre lo stesso vestitino in tutte le foto della Spagna. E tornerai a finire il cammino? Tornerò a finire il cammino, spero l'anno prossimo, perché ancora hanno già poteo. E fare 3 settimane per finirlo. Buon cammino! Tappa 13, primo giorno senza Chiara, che ho salutato a Burgos, e oggi le mesetas già mi accolgono con un paesaggio mozzafiato, ma un sole per niente amichevole. Chiamano infatti 38 gradi, credo, nel tardo pomeriggio, e sto infatti accelerando il più possibile per cercare di macinare i 30 km della tappa di oggi in un orario decente. Si staglia dentro questa conca il paesino di Ontanas come un miraggio, e se Google Maps non ci mente, Ontanas ha anche una piscina comunale. Ecco finalmente che riesco a dormire anche in un ostello municipale, quello di Ontanas, veramente bello. Ricavato, si vede, da una casa molto storica, molto antica, con le pareti ancora tutte originali, i soffitti a vista e diversi letti. Questo qua è il mio, e ora mi faccio un bel riposino prima della piscina. Di mesetas ce ne sono parecchie. Eccoci a Boadilla del Camino, tappa nella mesetas durissima, ma albergo veramente bello, con murales, giardino e la piscina, tutto per 10 euro, mica male. È Ferragosto, buon Ferragosto, mentalmente per me è come se fossi più o meno a metà del cammino. La tappa di oggi è abbastanza corta, solo 25 km e l'ho fatta quasi tutta in solitario. Una tappa abbastanza noiosa perché in realtà è tutta così: strada, cammino, campi. E tra l'altro è un pezzo di strada che avevo già fatto con l'oratorio tanti anni fa, e quindi sì, abbastanza noiosa, abbastanza monotona. Sono solo le 11:15 e sto per arrivare, perché è già là in fondo c'è la mia meta di oggi. Meritatissimo bagno al fiume, perché la piscina costava 3 euro e volevano le cuffie, ma meglio il fiume. Meglio il fiume. Meglio il fiume. A Leon! E grazie a Isaac che mi ha fatto un cappello da chef. Gli spagnoli stasera provano la mitica pasta Philadelphia e zucchine. Finalmente una cucina che si può usare. Mitica! Sì! Yeah.
ed hai capito, le rime sono tese. Io di certo non cammino e non cado come il tipo nel paese. Il ragazzino il nonno, lo sai che ti porto pasta col tonno. Yeah, con le rime vado avanti tipo farmacia. Se mi volete beccare mi beccate già al beccaria. Oh, con le rime arrivo, guarda rima, senti come suona, cresce la stima. Ed hai capito, lo sai, la rima è tesa. Fratello, a me basta un burrito oppure una cerveza. Yo, e lo sai, ti cago questa rima. Lo sai che pomeriggio lo passiamo sempre in piscina. E va così anche senza cuffia, non fa niente. Entriamo in 10, tanto gli facciamo la truffa. La Luana, delante de su mochila no se ve. Es solo una mochila. E buongiorno dalla tappa numero 16, che prevedeva un tratto molto lungo di 17 km senza nessun paese, molti dei quali sull'asfalto, per cui abbiamo deciso di partire molto presto e farcela praticamente in notturna. Ci siamo svegliati alle 4 e poi a un certo punto, arrivati in un campo, ci siamo messi a guardare le stelle, tantissime, anche cadenti. Ho fatto queste bellissime foto. Ed è stato un momento molto bello, perché originariamente proprio il nome di Compostela deriva da Campos delle Estrellas, perché i pellegrini seguivano le stelle e la Via Lattea per arrivare alla tomba di San Giacomo. E bello. Ora però aspettiamo solo che il sole sorga e ci scaldi un po', perché faceva veramente freddo, 8-10 gradi. A colazione dei campioni. Tappa 17, ci avviciniamo sempre di più a León e stiamo per terminare le mesetas. Stanotte, anche se stavo in una camera singola veramente bella, ho dormito molto male perché la caviglia sinistra mi faceva malissimo, anche tenendola ferma mi faceva male. Infatti stamattina ero molto preoccupato di non riuscire a partire. Fortunatamente un po' di crema, un po' di antidolorifico, e cominciando a camminare la caviglia si è scaldata e adesso sembra tutto bene. Spero che il problema non si ripresenti. L'ultima cosa che voglio fare è fermarmi o dover saltare qualche tappa. Che tal, Isaac? Bien. Col pajarillo. Nuovo amico. È bellissimo. Che facciamo con questo? Vale, guapo? Un palla. Sono le 6:20 della sera, mi sono appena svegliato da un riposino di almeno 2 ore, perché oggi siamo partiti prestissimo alle 4:30 per fare i 38 km che ci separavano dalle onde. Sono stati veramente distruttivi e ora però trovo la forza per visitare la città e comprare alcune cose che mi servono. Inizia il giro di tapas. Salud. Mm.
Secondo bar con giro di patate. Salute. Via col terzo. Quarto giro. Sì. Forza Italia. Quinto giro. Vabbè, sei. La certa. Andiamo. Andiamo a tutti. La quinta, come si chiama? La quinta ronda. Buongiorno Leon. Oh wow, bellissima. Com'è stata la serata ieri? Ha stato de puta madre. Ecco l'intrattenimento più divertente dei biliard e Mazariffe. Il gioco della rana. Devi tirare dei dobloni dentro questi buchi e dove cade fai i punti. Vai, vai. C'è chi gallo. Tappa 20 da Villar de Mazariffa ad Astorga, la colazione di stamattina dopo alcuni chilometri in questo bar pieno di uccelli esotici e bellissimi. Siamo quasi arrivati ad Astorga e c'è una fontana molto simpatica perché con una statua del pellegrino, vai Mattia apri l'acqua, si beve dalla fontana e poi beve anche il nostro pellegrino. E vediamo se riesco a intercettare un certo cielo mentre arriva dopo un giorno di viaggio disperato. Mi sembra di conoscerlo. Perdona. Eccoci. Sabes? Qui ad Astorga. È arrivato il cielo. Dopo 10 ore, figa. Ce l'abbiamo fatta. Bene, dai, sono un po' stanco, ma è andato tutto vediamo bene. L'aereo addirittura in anticipo. E il pullman tutti perfetti, quindi è andata bene, dai. Ci siamo. Palazzo Episcopale. Palazzo Episcopale di Gaudì ad Astorga. Subito di fianco alla cattedrale. E poi la bellissima Luana. Luana, sì, però soprattutto c'è il Che, è arrivato il Che. Che è il più bello di tutti. Che sta cercando una birretta. Sto aspettando una birretta da quando sono arrivato. No. Abbiamo trovato una piccola salamandra. Bellissima. Ciao. Dove vai? Vai da Isaac. Oh, dove la mettiamo? No, la portiamo così. Quando sigue un po' calda. Devi scaldarla? Io credo che sì. Ok, la scaldiamo un po'. Comunque, tappa 21, bellissima. Finalmente siamo davvero usciti dalle mesetas. Con una tappa tutta in leggera salita. Che ci avvicina alla Cruz de Hierro, che raggiungeremo domani. Arrivati a Fosse Badon, dove c'è una pizzeria italiana. Primavera pizza dopo 3 settimane. E c'è invece
appena arrivato, ma già ne sentiva la mancanza. La pizza va sempre bene. La pizza va sempre bene, soprattutto dopo 25 km tutti in salita. Cena forse Badoni in un posto bellissimo, tutta cena medievale, guardate. E stasera festeggiamo anche il 18° compleanno di Lucio. Quiero que sepáis que os voy a recordar a todos, familia. ¿Nos veamos o no? Igual. Que yo espero que sí. Quiero que sepáis que os voy a recordar a todos hasta el final de mi vida. Okay. Bravo. Auguri. Abbiamo mangiato, sì. Abbiamo mangiato da Dio e tanto. Come animali. Come animali. Tutto. Una roba lunga come il mio braccio, praticamente. È buonissimo. E adesso, tra le spade, infiliamo le monete come segno di buona sorte. Nel giardino di casa mia fin da quando sono nato e ne voglio portare un pezzettino fino alla frusta e chierro sul cammino. Ed eccoci la Cruz de Hierro a lasciare la pietra. Ehi, hola. Tappa di oggi, discesa. Bella faticosa perché è lunga e la discesa ti spezza le ginocchia. Dovremmo averla finita, quindi adesso ci riposiamo, un po' di descanso, come lo chiamano qui. Ma soprattutto? Bagnetto. Nel fiume, piscina naturale. Vediamo quanto è gelida. Ah no, grande freschina, eh? Giusto un po', no, però mi sto abituando ai piedi, adesso mi tuffo. Dai, c'è. Dopo la discesa di ieri, le gambe fanno parecchio male, i chilometri di oggi sono tanti, ma la piscina fluviale ci salva.
Se hai fatto 30. Se hai fatto 30. Puoi fare 31. Puoi fare 31. E quindi dopo 30 chilometri mi hanno detto andiamo al fiume. Io pensavo che intendessero davanti all'albergo. Il fiume è a un chilometro, lontano. Invece il fiume è a un chilometro. Cara, cara, dai, dai, no, sì, come. Noi andiamo, dai. Commento? Tappa 24, abbiamo iniziato la mattinata con circa 10 km solo su asfalto. Adesso finalmente lasciamo la strada nazionale, accompagnati da questo amico toro, per iniziare la dura salita che ci porterà in cima a Ossebreiro. Buongiorno. Hola, che tal? E finalmente entriamo nell'ultima regione, la Galizia! Bravi! Bravo! E vai! E dopo un bel pisolino sono pronto a farvi vedere la bella Ossebreiro, un paesino arroccato sulla cima di queste montagne, puramente medievale. Cioè, cosa ci dici di questo paesino? Molto caratteristico, piccolo ma caratteristico. Piccolo ma caratteristico, questo è certo. Vai. Buongiorno. Un cagnone gigante. È più un cavallo che un cane. Nella bocca. Nella bocca. Ma che bello. Adesso facciamo colazione lì con l'alba. Ed ecco il panorama della Galizia, che è decisamente più verde rispetto a quelli. Muy verde, no? Però mucho, 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 molto. Moltissimo. Molto più verde rispetto a quello che, a cui eravamo abituati. Mi piacciono un sacco questi alberi con le bacche rosse, che ci colorano un po' il cammino. Questo albero è enorme. Com'è questa pausa? È bellissima. La libellula. Ciao libellula. È sul cappello? Arrivati all'ostello con vista direttamente sul monastero che adesso andiamo a visitare. Chi va sano piano volontà. Più o meno, era così? Non si sa. Bueno, resumen del día. La etapa de hoy me gustó muchísimo. A mí también. Es que es muy verde. Lo que pasa muy es verde, que toda naturaleza, poca carretera. Creo que ha sido río. La más bonita, a lo mejor. Mucho río. Para también. Mí también. Para mí también. Y yo salí desde Francia, ¿eh? Ostras, ya. Nosotros desde León, pero. Sí.
y no mucho más. Artesanal. Luego hemos seguido andando, yo con mucho dolor de ampollas. La verdad es que hoy ha sido el peor día pero de ampollas. Pero con música. Pero con música, porque Luca iba poniendo música. Es que hoy ha sido una etapa dura, ha sido bueno, dura no, sobre todo larga, 35 kilómetros o así, 30-35. 31 o 32. Sí, sí. Te has sobrado. Bueno, nos han dicho que eran 35. Más ¿no? o menos, ¿no? Sí. Y Sofía era fatal de ampollas. Sí, pero bien ahora. Y luego hemos llegado aquí, hemos comido, no teníamos dinero para pagar, nos ha dejado dinero Isaac. Nos hemos hecho una seta en un césped. El albergue está cerrado. Albergue de donativo. Ahora son más de las 10 y el albergue cerraba a las 10, así que no sé cómo vamos a entrar. Sí. Pero tenemos un chupito de hierbas. El segundo. Salud. Salud. Bueno, y cuidado, porque va a ser el tercero, ¿sabes? Salud. ¡Oh! Abbiamo dormito tanto perché ieri abbiamo fatto tardi, molto tardi. Siamo tornati all'albergue a luna ed era chiuso dalle 10. Momento quasi di panico perché rischiavamo davvero di dover dormire per strada. Ma poi Isaac è riuscito a contattare l'ospitaliero che ci ha aperto senza fare troppi problemi. Abbiamo fatto tardi perché tanto la tappa di oggi è corta. 15 chilometri. Arriveremo e supereremo Sarria, che è un po' l'inizio dell'arrivo di tutti i turigrini, perché rappresenta i 100 chilometri che mancano a Santiago, che sono il minimo che bisogna fare per ottenere la Compostela. E ho un po' paura che vada a cambiare tutto, che ci sia tantissima gente e che momenti come questo, in cui sono completamente solo nella natura, possono diventare più rari. Però non è un problema. Ormai mancano pochi giorni all'arrivo e ho tanta voglia di arrivare. Il 27 agosto. La situazione attuale è questa, l'ostello era bellissimo, camere stupende, eravamo in una tripla privata con bagno privato, però faceva caldissimo e c'erano un sacco di zanzare, quindi tenere la porta aperta e morire per le zanzare o tenere la finestra chiusa e morire di caldo. Sono le 3 e non riuscivo a prendere sonno, la sveglia era alle 5, quindi ho detto vabbè, prendo le mie cose e parto. Ho fatto neanche un chilometro che ci si è svegliato in camera e ha avuto più o meno la mia stessa idea, quindi adesso gli ho mandato la posizione, sto aspettando che finisca di preparare lo zaino, mi raggiunga. E c'è, mi ha raggiunto, abbiamo camminato un paio d'ore ma siamo abbastanza stanchi e adesso puntiamo a dormire un'oretta o due prima dell'alba qua nel mezzo di un campo. Siamo freschi dopo il riposino dei campi. Molto meglio, insomma. Molto meglio, concordo. Bene, benissimo. Riposino e colazione, un po' di energia adesso ce l'abbiamo. Arriviamo al totem dei 100 km. Mancano solo 100 km. Dai, 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 dai. Ecco, arriviamo. Colacao! Sul ponte d'ingresso a Porto Marin. Buongiorno dal giorno 28. 28. Stamattina c'era tantissima nebbia, non si vedeva niente. No, non si vede. E adesso c'è ancora tanta nebbia. Siamo tutti un po' umidi e andiamo verso Melide per mangiare il pulpo. Pulpazo.
El pulpo. Vamos a comer pulpo, peregrinos. Pulpo. Il polpo alla gallega. Spettacolare. Cioè, cabron. Ancora. Ancora, vecchio. Ancora. Cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Gracias. Muchas felicidades. Facciamo casino. Tappa 29, manca un giorno a Santiago, ma soprattutto è il compleanno del Che. Happy birthday to me. Sì, oggi è il mio compleanno. Compleanno felice. Dopo la sveglia un po' traumatica di questa notte, a mezzanotte, in cui. Esatto, dove mi sono stato svegliato per essere festeggiato proprio al momento giusto. Proprio al momento giusto. Il tuo regalo oggi sono 33 km, sì. Però senza sole. Il primo regalo è senza sole, quindi grazie a chiunque mi abbia fatto questo regalo. Grazie per le nuvole. Cammino con la felpina e si sta da Dio. Ed ecco un bel posto per fare una pausetta. La cerveseria di qui dove è. Avalce, auguri c'è! Auguri! Auguri! Girando qua per Opedruso si trovano anche tipici pellegrini usciti direttamente dal Medioevo. Benny, come ci si sente? Caldo. Imbarazzo. Siete anni e non si è contentato via! Peregrino! Au! 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 In questa chiesetta abbiamo messo l'ultimo seglio prima di arrivare in città e abbiamo scannerizzato un codice, compilato un form per richiedere dopo la compostela. E qua adesso inizia la discesa e là in fondo già, finalmente si vede Santiago. Pellegrinos! Oh,
Da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. È vero. Abbiamo finito di contemplare la cattedrale in piazza, abbiamo mangiato, io e il Cesare siamo stati in hotel a fare una doccia veloce, ma poi siamo dovuti uscire di fretta perché è quasi il nostro turno per ritirare la compostela e adesso siamo qua nel giardino dell'officina del pellegrino riposando un po' in attesa che tocchi a noi. Credenziali presa, sia quella normale che quella con i chilometri. Ed ecco la cattedrale con la luce della sera che si vede meglio perché la mattina è tutta in controluce. Andiamo all'hotel a fare una dormita. Meritata, dormita meritata. Riposino. L'ultima tappa, poi siamo pronti per far serata. E ora finalmente proviamo a fare la visita alla cattedrale prima di metterci in coda per la messa delle 12. Perché con i posti limitati, se non ti metti in coda, non riesci a entrare. E lì c'è già una statua di San Giacomo. Ed eccoci, dopo aver saltato la tappa di ieri come dei veri turigrini, oggi però, turista, sveglia 5:15, siamo messi in cammino, abbiamo recuperato la Benny e Alex. Cosa ci dite? È difficile recuperarci. Noi ci siamo fatti tutta la tappa ieri, anzi l'abbiamo allungata, però non c'è bastato il calore di ieri, quindi oggi siamo partiti tardi, intorno alle 7:30, 7:40, per cogliere proprio le ore più calde che queste terre possono offrirci. Intervista al Ce che oggi ha provato qualcosa di nuovo, qualcosa di migliore. Cosa stai provando oggi, Ce? La sandalata per camminare al posto delle scarpe. Con la calza? Con la calza bella spessa, di qualità. Spugna bianca. Mezza spugna, sì. Che se ti vede un tedesco ti scambia subito per un connazionale. Saluta, oi, 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 ciao! Sì. E com'è? È fantastica, benissimo, no, perché le scarpe mi hanno devastato i piedi e invece con questi proprio sto da Dio, viaggio, volo praticamente. E quindi si arriva fino così, così, fino alla fine. E quindi te la sentiresti di dire che è la cosa migliore? Mi sentirei di dire che è proprio la cosa migliore, non lo so perché non lo fa nessuno, ma è davvero la cosa migliore. Ciao Cava. Lascia lunga. Ciao Cava, ti pensiamo. Le colline di oggi sono molto belle, ma
hanno delle salite veramente verticale, spezza gambe. Quella lì davanti però dovrebbe essere l'ultima. Ecco anche un incontro ravvicinato con una tipica cosa di Gallega di cui però non ricordo il nome, che sono praticamente dei depositi granai sopraelevati per mantenere appunto il grano o altre vivande, dispensa, una roba così, oppure anche pollai, ed è proprio uno dei simboli della regione, lo si vede in molte delle case, delle cascine. E questo qua è mezzo abbandonato nel bosco, molto carino però. Siccome non mi ricordo come si chiama, lo lascio scritto qui. Giorno 2 settembre, oggi arriviamo a Finisterre, fine della terra, alla fine del mondo. Bellissima giornata per un bagno nell'oceano. Fantastico. Nebbia, nuvole, 20 gradi. Sì, però stiamo gelando praticamente. Però sarà da fare lo stesso. Sì, per forza. Stiamo andando lì solo per quello. Stiamo andando solo per quello. Il panorama è completamente grigio, ma con una bella distesa di fiori gialli e lilla. E un cieco di sandali sta continuando con questa tecnica. E in questa bellissima giornata di nebbia abbiamo raggiunto per la prima volta l'oceano, precisamente nella località CEE, cioè scritto CEE, un bellissimo paese, funzionante, perfetto. Una scrittura un po' errata, diciamo, sì, ma la stessa pronuncia. Adesso appena troviamo il cartello lo modifichiamo noi, ci mettiamo una I in mezzo ed è finita. CEE. Consiglio di CEE. Eccomi qua, il mio paese. Trasferirò qui da grande. E dopo aver attraversato tutta la Spagna si arriva all'oceano e non c'è neanche un raggio di sole. Ah, che pazienza. È veramente gelido. Il rituale di purificazione di Finisterre prevede tre fasi: il bagno, liberarsi di qualcosa che non serve più e assistere al tramonto. Iniziamo con il bagno, anche se fa freddissimo e siamo noi gli unici scemi. Momento cosa critico. Cosa dice il rituale a proposito del livello di acqua che bisogna raggiungere? Qua, fino a qua. Una volta arrivato lì hai anche la testa. 3, 2, 1, via! Yeah! Spesa per la cena al faro fatta. Questa è la spiaggetta in mezzo alla città. Quella era il castello. E adesso dobbiamo salire 3 km per il faro. Buon appetito con un'insalatina Caesar light, sperando che spariscano quelle nuvole. Trentatreesima e ultima tappa da Finisterre a Muscia, altri 30 km e vediamo come va. Ultimi 2 km dell'ultima tappa. Anche oggi panorami veramente belli. Arrivate a Muscia, riposino fatto. Questa è la chiesa sul promontorio, aspettando un tramonto migliore di quello di ieri. Con? Ci sono io. Benny e Alex appena sbucati.
e ciurro con vista gentilmente offerto da Alex dopo che ieri ci ha bidonato per il bagno nell'oceano, ma ci ha fatto perdonare. Allora, non conosco bene la tradizione, però so che questa è una porta che poi Luca si documenterà e capirà qual è il suo nome, che porta a una vita nuova. Sta per diventare una persona nuova, attenzione. Eccolo, è proprio lui. È nuovo. Faro, chiesa, là più in su il monumento che ricorda il naufragio di una petroliera fine degli anni 90, che ha fatto un bel disastro, tanti massoni, sassi, rocce, scogli e il tramonto. Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa mia ora.